Partiti, l'errore di Bella, si avvantaggia subito Bellium Debuti, in seconda posizione Belenicis all'esterno Beverly complicato. Jet, Bellium Debuti in vantaggio, si presenta Beverly Jet, Bellium Debuti però replica l'affondo di Beverly Jet, 200 metri iniziali svelti, 15 per i due di testa con... Già Bayard ok che avanza in progressione segue direttamente le mosse di Beverly Jet che passa a questo punto Bayard ok si trova scoperto all'esterno e punta dritto 29,7 400 iniziali alla corda è sempre Bellon de Beauty Bayard insiste nella sua progressione avvicina Beverly Jet dopo 600 metri in 44 in 44,7 Belenicis più indietro alla corda, intanto attacca e passa in vantaggio. Baiardo, ok, back on top, segue le mosse di Baiardo, ok, ora però rimane scoperto all'esterno, spostato anche Belenicis dalla corda. E ora, Baiardo, ok dopo 858,8 è leader nei confronti di Beverly Jet. back on top all'esterno, poi Bellum the Beauty, il chilometro completato in 1.13,4, l'errore di. Bajardo okay, Kei okay, a 550 dalla conclusione, così in vantaggio back on top nei confronti di Beverly Jet, poi Belenicis ha ceduto bello un debutti, 400 scarsi al palo con back on top leader nei confronti di Beverly Jet che lo fila, poi Belenicis che progredisce all'esterno, cavalli a completamento della piegata. Ingresso in retta d'arrivo, Beck top si presenta Mondiano, in Weizel, testa, in seconda posizione sempre Beverly Jet, ultimi 80 metri di gara con Beck top che controlla e nel finale viene a vincere mentre per il secondo posto è ancora Beverly Jet che controlla di misura Bumpet of West, 1-13-6, ragguaglio conclusivo, vince quindi Beck top Roberto Vecchione, Holger Ellert. Andiamo a rivedere la lotta per il secondo posto che vede probabilmente Beverly Jet salvarsi dall'affondo di Bumpit of West, ma rivediamolo al uh, Ralenti questo arrivo molto serrato, mentre Back on top vince facile, Beverly Jet respinge fin sul palo Bumpit of West. 7-5-1 l'arrivo della quinta corsa al Savio.